Buonasera a tutti, sono Francesco Aurelio Traina. In questo video voglio parlare delle misure cautelari. Sarà un video molto lungo, partirò dall'inizio, poi nel corso di questo video parlerò anche delle impugnazioni, del riesame, dell'appello cautelare, del ricorso per Cassazione, dei vari sequestri, eccetera. Si tratta ovviamente di un argomento che attiene al piano procedurale, al piano processuale. C'è un argomento che rientra nell'alveo del diritto processuale penale e che non ha nulla a che vedere col piano sostanziale, cioè col piano del diritto penale, almeno non ha nulla a che vedere in modo diretto. Infatti, inserirò questo video in una playlist a parte denominata diritto processuale penale. Ma ancora una volta partirei in maniera semplice, chiara, concisa da una definizione, da una nozione, cioè dalla definizione di misura cautelare. Cosa sono le misure cautelari? Ebbene, le misure cautelari possono essere definite come dei provvedimenti promananti dell'autorità giudiziaria emanati da un giudice prima che si addivenga ad un giudizio di colpevolezza nei confronti di un individuo, di un soggetto, più precisamente nei confronti dell'inquisito, cioè dell'imputato o prevenuto o dell'indagato, dei provvedimenti che restringono, limitano, comprimono l'esercizio di determinati diritti, ovvero l'esercizio di determinate facoltà. Quindi il giudice ricorre alle misure cautelari prima che, ad esempio, il processo di primo grado venga definito, tali provvedimenti comportano una restrizione di diritti o di facoltà o precludono l'esercizio di determinate facoltà. Man mano che parlerò nel corso del video, alcuni nodi problematici, alcuni nodi concettuali verranno sempre più facile da capire. Tradizionalmente le misure cautelari si distinguono in due grandi macro aree: le misure cautelari personali e le misure cautelari reali, di cui parlerò verso la fine di questo video. Le misure cautelari reali incidono sul patrimonium latinamente inteso, creando un vincolo di indisponibilità nei confronti del patrimonio, laddove per patrimonio si intende non soltanto il complesso di beni immobili, ma anche di beni mobili, quindi di eventuali redditi, stipendi, pensioni, canoni, di locazione che magari uno percepisce, eccetera, insieme alla proprietà immobiliare, sia immobili o proprietà fondiarie, eccetera. Le misure cautelari reali sono il sequestro conservativo previsto dagli articoli 316 e 320 del codice di procedura penale e il sequestro preventivo previsto dagli articoli 321, 322 e 323, sempre del medesimo codice di procedura penale. Poi in realtà vedremo che vi è anche un'altra ipotesi di sequestro, una sorta di subspecies del genus sequestro conservativo che è stata introdotta nel 2018, ma di questa ipotesi particolare parlerò nel proseguo di questo video. Dunque, misure cautelari personali, misure cautelari reali. Le misure cautelari personali incidono sulla persona, da qui personali, comprimendo i diritti della persona, le misure cautelari reali incidono sul patrimonio, quindi sul complesso mobiliare o immobiliare della persona, dell'inquisito. Le misure, prima di parlare specifico delle singole misure cautelari, cioè degli arresti domiciliari, della custodia in carcere, ad esempio a seconda che si tratti di misure cautelari custodiali, io parlerei di alcuni principi comuni a tutte le misure cautelari. Cioè, le misure cautelari sono tante, sono diverse, ma vi sono delle regole, degli assiomi generali, delle regole omogenee a tutti questi tipi di provvedimenti. Innanzitutto, le misure cautelari devono rispettare le riserve di legge stabilite dalla Costituzione. In secondo luogo, viene in rilievo, viene in considerazione il principio di tipicità e tassatività, cioè il giudice, l'organo giudicante, deve applicare le misure cautelari previste dal codice di procedura penale. Non può, mediante un'interpretazione letterale estensiva, applicare delle misure cautelari atipiche che non siano previste. Cioè, il codice di procedura penale prevede determinate misure cautelari e soltanto quelle possono essere applicate. Bisogna rispettare le finalità cautelari sottese alle varie misure cautelari, dunque non si può ancora una volta modificare la finalità cautelare prevista dalla legge in quella particolare misura cautelare. Tutte le misure cautelari devono essere adottate dal giudice, soltanto dal giudice, che vedremo può essere il GIP o il GUP.
è il provvedimento che adotta la misura cautelare deve essere motivato. Il provvedimento vedremo che assumerà le vesti, le forme, le sembianze dell'ordinanza, ordinanza che deve essere motivata. A pena di nullità rilevabile in ogni stato del procedimento, si tratta di una nullità genetica, rilevabile appunto anche d'ufficio. Si tratta anche in realtà di una tautologia, cioè dire che l'ordinanza deve essere motivata è una tautologia perché tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Già se uno si va a leggere la nostra carta costituzionale, ai sensi dell'articolo 111,6 della nostra carta costituzionale, appunto tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Cioè, sto recitando a memoria il comma sesto dell'articolo 111 della Costituzione. Quindi dire che l'ordinanza deve essere motivata è una tautologia, tautos tetoton, vuol dire ripetizione, no? Se stesso, perché non esiste nel nostro ordinamento un provvedimento che non sia motivato. Che io sappia, l'unico provvedimento non motivato che esista è il verdetto, che è un istituto tipico dei paesi di common law. Ma in Italia tutti i provvedimenti, in genere i provvedimenti che vengono emanati dal giudice, quali sono? La sentenza, l'ordinanza e il decreto. Magari alcuni provvedimenti, ad esempio le ordinanze messe in nullità altra parte, in difetto di contraddittorio, saranno motivate succintamente, quindi taluni provvedimenti saranno motivati in maniera più succinta, tra l'altro in maniera più articolata, ma in ogni caso una forma di motivazione de deve essere presente in ogni provvedimento a pena di nullità. Allora, quindi tutti i provvedimenti devono essere adottati da un giudice e devono essere motivati, appunto. Questo vale per ogni misura cautelare. Ora, quali sono queste misure cautelari? Le misure cautelari si distinguono, come detto, in misure cautelari personali e misure cautelari reali. Le misure cautelari personali, a loro volta, si distinguono in misure cautelari personali coercitive e misure cautelari personali interdittive. Queste ultime quali sono? Queste ultime intanto precludono l'esercizio di determinate facoltà e sono tre, sono la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, la sospensione da un pubblico ufficio o servizio e il divieto di compiere determinate attività. Misure cautelari personali coercitive, misure cautelari personali interdittive, che sono sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, sospensione da un pubblico ufficio o servizio, divieto di compiere determinate attività. Vedremo che questa distinzione, che questa catalogazione non è una mera speculazione dottrinale, perché avverso, cioè contro le misure cautelari interdittive, può essere proposto non riesame, ma soltanto appello cautelare. Quindi nei confronti delle misure cautelari interdittive è proponibile come mezzo di impugnazione soltanto l'appello cautelare, salvo che non venga rigettata la richiesta del pubblico ministero, no, ma anche il pubblico ministero proporrà appello cautelare, quindi non può essere proposto il riesame nei confronti delle misure cautelari interdittive. Quindi, il che comporta anche delle differenze, perché tra riesame e appello cautelare intercorrono delle differenze. Le misure cautelari personali coercitive, a loro volta si distinguono in misure cautelari personali coercitive custodiali e misure cautelari personali coercitive non custodiali, a seconda che postuli o meno la custodia dell'inquisito. Le misure cautelari personali coercitive custodiali sono gli arresti domiciliari, la custodia in carcere, la custodia cautelare in un luogo a custodia attenuata per detenuti madri. È chiaro che se c'è una donna che deve allattare il bambino, il figlio, non è che questa donna, solo perché ha commesso un reato, la si può rinchiudere all'interno delle carceri italiane, morirebbe. Ci vogliono dei luoghi apposta che gli consentono sia di espiare la pena, sia di allattare il bambino e dunque di adempiere ai propri obblighi, doveri di madre. È la custodia in un luogo di cura, per esempio in un ospedale psichiatrico. Le misure cautelari personali non custodiali, come detto, non postulano, non presuppongono la custodia del soggetto e sono la libertà vigilata, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di espatrio, il divieto di dimora,
L'allontanamento dalla casa famiglia è il divieto di frequentare i posti frequentati dalla persona offesa. Si pensi, per esempio, al reato di stalking, no? Dove c'è uno stalker, un molestatore. Ebbene, il giudice, prima che si addivenga ad una sentenza definitiva, prima che il processo venga definito, può appunto adottare un'ordinanza applicativa di una misura cautelare e disporre che lo stalker, che il presunto stalker, non frequenti i posti appunto frequentati dalla persona offesa. Per quanto riguarda, per quanto attiene la misura cautelare degli arresti domiciliari, recentemente è stato emanato prima un decreto-legge, poi convertito in legge, il quale prevede la possibilità per il giudice, per l'organo giudicante, qualora ritenga che l'inquisito, cioè l'imputato o l'indagato, possa evadere dagli arresti domiciliari e quindi reiterare nuovi reati, quindi commettere nuovi delitti anche più gravi, o il soggetto magari ha un carattere sui generis, dunque esce da casa per comprarsi le sigarette. Ebbene, la possibilità è che nei confronti di tale soggetto possono essere utilizzati gli strumenti elettronici di controllo. Il cosiddetto braccialetto elettronico ne è un esempio. Magari sarà capitato a tutti mediante una lettura dei giornali o sentendo il telegiornale che a Tizio, a Caio, a Filanco, a Mevio viene imposto l'uso del braccialetto elettronico, è uno strumento di tracciamento, un po' come il GPS. Se il soggetto rifiuta di indossare ad esempio il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici di tracciamento, non ci sono problemi. Tale soggetto, anziché stare agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, verrà accompagnato all'interno delle carceri italiane, cioè il giudice sostituirà la misura cautelare dagli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Così come se il soggetto evade dagli arresti domiciliari, in linea generale, come grande regola generale, il soggetto, poiché ha trasgredito tra le misure cautelari, ma può essere in realtà anche una qualunque altra misura cautelare di tipo coercitivo, sostituirà quella misura che non è stata rispettata con quella più afflittiva della custodia in carcere. Peggio per il soggetto che non ha rispettato l'ordine impartito dal giudice. In realtà, salvo alcuni casi di lieve entità, vi sono dei filoni giurisprudenziali, non ne voglio parlare in questo video perché sennò diventa eccessivamente lungo, cioè soggetti condannati nei cui confronti che dovevano stare ai domiciliari insieme alla madre o alla fidanzata o alla moglie, avevano problemi di convivenza, allora fuoriuscivano dall'abitazione trasgredendo la misura cautelare per recarsi immediatamente nella più vicina stazione di polizia. Ebbene, in tali casi vi sono alcune sentenze che ricollocano l'individuo sempre domiciliari presso un'altra abitazione, sentenze che hanno pronunziato la particolare attività del fatto, argomentate in questo modo, cioè si dice il soggetto sì, non ha rispettato l'ordine del giudice, tuttavia si è spostato di pochi metri. In molti casi si è trattato di spostamenti di circa 30 metri, 40 metri, cioè il soggetto usciva da casa per recarsi nella stazione dei carabinieri più vicina, molte città sono piccole, e comunque anche se è uscito da casa non rispettando i domiciliari, è rimasto sempre sotto il controllo, sotto il dominium dell'autorità giudiziaria, e dunque si ritiene che tale condotta sia particolarmente lieve, e dunque in questi casi non è stata disposta la sostituzione della misura cautelare dagli arresti domiciliari con quella più grave. Anche perché il soggetto, proprio per problemi di convivenza, poteva poi andare incontro a rischi sia per la propria incolumità che per quella del convivente. Nei confronti di coloro che nei 5 anni precedenti al reato per cui si procede sono stati condannati per il delitto di evasione, ebbene, nei confronti di tali soggetti il giudice non può applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, ma deve procedere, qualora intenda restringere a livello cautelare, comprimere a livello cautelare i diritti dell'inquisito, deve applicare la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che per casi, dice la giurisprudenza, di lieve entità. Quindi se un soggetto 5 anni prima del fatto per il quale si procede ha commesso il delitto di evasione, se il giudice intende applicare una misura cautelare, dovrà applicare quella della custodia in carcere.
Salvo che appunto il fatto non venga ritenuto di particolare tenuità. Allora, qua sotto ho uno schema dove ho inserito delle keywords, delle parole chiave, in maniera tale che non salto alcun argomento. Entriamo nel vivo del discorso. Quali sono le condizioni o i presupposti affinché il giudice, affinché l'organo giudicante possa applicare una misura cautelare, possa emanare un'ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva? Cosa sono le cosiddette esigenze cautelari? Allora, le condizioni, i presupposti sono innanzitutto che il soggetto, relativamente alle misure cautelari personali, abbia commesso un delitto e non una contravvenzione. Noi sappiamo che ex articoli 39 e 16 del codice penale, i reati si distinguono reati in delitti e contravvenzioni. L'inquisito, l'imputato, l'indagato deve avere commesso un delitto e non una contravvenzione. Vedremo che le misure cautelari reali, solo le misure cautelari reali, faccio direttamente un link, un collegamento, un riferimento ai sequestri conservativi e preventivo. Ebbene, i sequestri conservativi e preventivi possono essere applicati anche allorquando si ritenga che l'inquisito abbia commesso un reato contravvenzionale. Ma le misure cautelari, personali, coercitive interdittive, possono essere applicate se e solo se vi è un soggetto che si ritiene abbia commesso un delitto e non una contravvenzione. Quindi questo è il primo presupposto. Poi ci sono dei limiti edittali, cioè la pena. Ovviamente le persone fino a prova contraria sono innocenti. Fino a che non vi sia una sentenza definitiva passata in giudicato, si considerano innocenti. Tuttavia il reato astrattamente ipotizzabile, imputabile all'imputato, all'inquisito, all'imputato, all'indagato, deve essere punito con una pena. Il codice deve prevedere per quel reato che si ritiene che il soggetto abbia commesso superiore del massimo a 3 anni per le misure cautelari interdittive e coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, superiore, non inferiore del massimo a 5 anni per la misura cautelare della custodia in carcere e per il reato di finanziamento illecito dei partiti. C'è il reato che il giudice ritiene che il soggetto abbia commesso, deve rispettare tra i limiti edittali. Ripeto, qualora il giudice intenda applicare una misura cautelare coercitiva, ad esempio quella degli arresti domiciliari, che però non è la custodia cautelare in carcere, per quel reato il codice deve prevedere una pena non inferiore, pardon, superiore nel massimo a 3 anni. E ciò vale anche per le misure interdittive. Qualora il giudice intenda applicare la custodia cautelare in carcere, per quel reato deve essere prevista una pena non inferiore al massimo a 5 anni. Lo stesso vale anche per il reato di finanziamento illecito di partiti. Quindi il soggetto deve aver commesso un delitto, ci sono questi limiti di pena. In terzo luogo, vi devono essere gravi indizi di colpevolezza. Vedremo fra poco che cosa si intende per gravi indizi di colpevolezza. Si dice che in genere gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. In realtà non sempre è così nella materia delle misure cautelari. E poi la cosa fondamentale perché il giudice, appunto, comprimi, pardon, i diritti dell'inquisito, devono ricorrere le cosiddette esigenze cautelari. Le esigenze cautelari sono previste, contemplate, disciplinate, regolamentate, poste in essere dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al primo comma, alle lettere A come ameno, B come bombetta, C come cazzuola. A parte gli scherzi, l'articolo 274, comma primo, lettera A, B e C, contempla le cosiddette esigenze cautelari, che sono il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione, cioè nuova commissione di nuovi reati, di nuovi delitti. Cioè, ricapitolando, deve sussistere anche una sola esigenza cautelare, poi se ne sussistono due, ancora meglio, cioè ancora peggio per l'inquisito, perché il giudice possa emanare un'ordinanza
applicativa di una misura cautelare devono ricorrere tre presupposti. Il soggetto, siamo nell'ambito delle misure cautelari di tipo coercitive e non reali, perché vedremo che per i sequestri non è necessario che sussista la condizione dei gravi indizi di colpevolezza e le cosiddette esigenze cautelari, ma io per ora sto parlando delle misure cautelari di tipo coercitivo o interdittivo. Il soggetto deve aver commesso un delitto in una contravvenzione, i limiti edittali di cui ho parlato poc'anzi, e i gravi indizi di colpevolezza devono sussistere e devono ricorrere alle cosiddette esigenze cautelari. Pericolo di inquinamento probatorio, cioè il giudice deve ritenere che l'inquisito possa appunto inquinare le prove. Si tratta di un pericolo che deve essere concreto e attuale, si badi bene, pericolo che deve essere pienamente argomentato nell'ordinanza restrittiva della libertà personale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio in stato grado del procedimento, pericolo di inquinamento probatorio che non si può desumere esclusivamente dalla gravità del titolo del reato per cui si procede, che deve essere tutto concreto e attuale, non so se l'ho detto, pericolo di inquinamento probatorio che non si può desumere esclusivamente dal carattere del reo, ad esempio dal fatto che il criminale è irascibile. Sicuramente potrà essere un elemento che potrà essere appunto valutato questo in considerazione dal giudice, o non si può prendere esclusivamente in considerazione la circostanza che il criminale, che il reo, che l'imputato, che il prevenuto abbia rifiutato di rendere delle dichiarazioni, se trincerato dentro un silenzio assoluto, o abbia negato degli addebiti nei suoi confronti. Ma ovviamente il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato, deve essere ponderato alla luce di riferimenti estrinseci esterni alla personalità del reo e a quello che ho detto poco fa. La seconda esigenza cautelare è quella del pericolo di fuga. Allora, o il soggetto in passato si è dato alla fuga, quindi in passato, ad esempio 10 anni prima, 5 anni prima, il soggetto ha commesso un reato, era stata applicata una misura cautelare, il soggetto era andato in Brasile, poi magari era ritornato in Italia ed era stato arrestato. Quindi o in passato si è data la fuga, o anche se in passato non si è data la fuga, l'interprete, rectius, cioè più correttamente l'organo giudicante, ritiene che vi sia adesso, quindi un pericolo attuale, adesso è concreto, che il soggetto appunto si dia alla fuga. Valgono le stesse cose dette per il pericolo di inquinamento probatorio: il pericolo deve essere concreto e attuale, non si può desumere esclusivamente dal carattere del reo o dalla gravità del titolo del reato. Deve essere questo pericolo, nell'ordinanza restrittiva della libertà personale, si deve proprio motivare in maniera esauriente e completa la sussistenza dell'esigenza cautelare, la sussistenza del pericolo di fuga. E ovviamente, se nei confronti dell'inquisito può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ebbene questo pericolo di fuga non sussiste, cioè tutte le pene al di sotto dei 2 anni possono essere sospese. Quindi, se il soggetto si è reso responsabile di un reato per il quale il codice prevede la possibilità di godere del beneficio della sospensione condizionale della pena, ebbene, nei confronti dell'inquisito, in tale ipotesi non potrà essere applicata alcuna misura cautelare. Qualora venga applicata una misura cautelare, il difensore potrà, come vedremo, ricorrere, impugnare l'ordinanza ricorrendo al Tribunale della Libertà. La terza esigenza cautelare è quella del pericolo che l'inquisito commetta reiteri nuovi delitti, nuovi reati che possono essere della stessa specie, indole di quello per il quale si procede, o anche reati più gravi, se si pensi al reato di associazione mafiosa, ex articolo 416 bis del codice penale, o reati con uso di armi da taglio, da sparo, reati in genere puniti con una pena superiore a 5 anni, non inferiore al massimo a 5 anni. Le condizioni sono quindi che vi siano le cosiddette esigenze cautelari, ne basta una: inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo
di commissione di nuovi reati è che sussistono gravi indizi di colpevolezza. Ma che cosa si intende per gravi indizi di colpevolezza? Più precisamente, cosa si intende per gravi indizi di colpevolezza nell'ambito dell'argomento delle misure cautelari? Intanto, per indizio di colpevolezza si intende ogni condizione necessaria, ogni elemento probatorio che induce il giudice a ritenere che con grande probabilità il soggetto si sia reso responsabile, o meglio, l'inquisito si sia reso responsabile di un reato. I gravi indizi in genere sono costituiti dagli atti di indagine raccolti nel corso del processo. I gravi indizi di colpevolezza possono essere appunto gli atti di indagine, e se si tratta di un elemento probatorio diretto, l'indizio può essere anche unico e non plurimo. Quindi non è necessario che vi siano necessariamente gravi indizi di colpevolezza che siano gravi, precisi e concordanti, ma se vi è un elemento di prova diretto, l'indizio può essere anche unico e non plurimo, dice la giurisprudenza. Ma andando in specifico, vi sono quattro criteri, quattro assiomi, quattro principi, quattro regole generali che il giudice deve rispettare. Innanzitutto, tutte quelle intercettazioni captate illegittimamente, illegalmente, non rispettando le procedure, sono inutilizzabili nei confronti dell'inquisito. In secondo luogo, tutte quelle dichiarazioni, tutte quelle informazioni rese da operatori di polizia, delle forze rese da operatori di forze dell'ordine possono essere utilizzate a condizione che tali soggetti vengano assentiti, vengano ascoltati. Spesso in udienza si vede appunto il carabiniere che rende una relazione al poliziotto. La testimonianza indiretta può essere utilizzata come indizio a condizione che il testimone indiretto faccia i nomi della persona o delle persone da cui ho ricevuto la notizia. Quindi non posso dire io: mi hanno detto che bisogna riferire il nome e il cognome di colui che ti ha dato questa informazione. Nell'ipotesi di un procedimento in cui ci sono più coimputati o coindagati, le dichiarazioni rese dai coimputati, dai coindagati, possono essere considerate indizi, ma solo se vengono vagliate, ponderate, valutate, bilanciate alla luce di riscontri estrinseci esterni, ma da solo non sono sufficienti. Questi quattro criteri devono essere rigorosamente applicati dal giudice. Criteri di scelta, se non sbaglio, ora viene, si articolo 275 del codice di procedura penale. Allora, il giudice, l'organo giudicante, come sceglie le misure cautelari? Lunedì applica la custodia cautelare in carcere, martedì gli arresti domiciliari, giovedì decide di applicare nei confronti del soggetto il braccialetto elettronico, e la domenica, proprio perché è un giorno di vacanza, il divieto di spazio. No, vi sono dei criteri previsti di scelta, previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale. L'idea di fondo è che la custodia cautelare in carcere deve essere vista come estrema ratio, cioè il giudice, soltanto quando non può applicare altre misure cautelari, dispone la custodia cautelare in carcere dell'inquisito. Vengono in considerazione dei principi nella scelta dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, quello dell'idoneità, adeguatezza, proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari. Quindi le misure cautelari devono essere applicate proporzionalmente alle esigenze cautelari. In particolare, la misura cautelare degli arresti domiciliari e della custodia in carcere non può essere applicata se il giudice, in base ad un giudizio di prognosi postuma, si parla di giudizio prognostico, ritenga che all'imputato verrà concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Potrà applicare altre misure cautelari, ma non quelle custodiali, in specie gli arresti domiciliari e la custodia in carcere. E se il giudice ritiene che, sempre in base ad un giudizio di prognosi postuma, giudizio prognostico, che all'esito della definizione del procedimento penale il soggetto verrà condannato ad una pena non superiore a 3 anni, ebbene in tale ipotesi non potrà essere applicata nei confronti del soggetto la misura cautelare della custodia in carcere, ma soltanto altre misure cautelari o quella degli arresti domiciliari. Quindi, se si ritiene
che il soggetto godrà del beneficio della sospensione condizionale della pena, nei confronti di questo soggetto non potrà essere applicata né la misura cautelare degli arresti domiciliari né quella della custodia cautelare in carcere, se si ritiene che il soggetto non verrà condannato ad una pena superiore a 3 anni, nei confronti del soggetto non potrà essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Si badi bene però che questi criteri di scelta previsti, contemplati, regolamentati all'articolo 275 del Codice di Procedura Penale vanno in conto delle deroghe. Quali sono queste deroghe? Per esempio, quando il soggetto si ritiene responsabile di gravi reati, per esempio il reato di associazione sovversiva previsto e disciplinato dall'articolo 270 del codice penale, associazione con finalità di terrorismo, punito e previsto dall'articolo 270 bis, oppure io sono di Palermo, si pensa al reato di associazione di stampo mafioso, ex articolo 416 bis del codice penale, associazioni per delinquere di stampo mafioso anche straniere, ebbene in tale ipotesi la sussistenza delle esigenze cautelari è presunta. Si tratta ovviamente di una presunzione iuris tantum, le presunzioni possono essere iuris tantum o iuris et de jure, iuris tantum relative, iuris et de jure assolute. Quelle iuris tantum ammettono prova contraria, quelle assolute non ammettono prova contraria, cioè allora quando si ritiene che il soggetto abbia commesso gravi reati, proprio in un'ottica di salvaguardia, di protezione e di tutela della collettività, il giudice può applicare in deroga ai principi previsti e contemplati dall'articolo 275 del codice di procedura penale la custodia cautelare in carcere, in quanto si presumono, salvo prova contraria, le esigenze cautelari e in ogni caso l'adeguatezza della sola custodia cautelare. L'adeguatezza della custodia cautelare in carcere non ammette prova contraria, quindi si configura alla stregua di una presunzione assoluta, qualora il giudice ritenga di doverla applicare in quel caso specifico. Nei confronti di taluni soggetti, in via generale, non si può applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti degli ultrasettantenni, nei confronti dei malati di AIDS o di coloro che sono affetti da gravi patologie, si pensi per esempio a tumori in stato avanzato, terminali, o a problemi cardiovascolari molto gravi, nei confronti della madre con prole al di sotto dei 6 anni a carico, in linea generale non si può applicare la misura cautelare della custodia in carcere perché altrimenti la madre non potrebbe prendersi cura del figlio appunto molto giovane, al di sotto dei 6 anni, o nei confronti del padre, qualora la madre sia morta, nei confronti del padre con a carico prole al di sotto dei 6 anni, perché magari la madre è morta oppure è impossibilitata a prendersi cura della prole perché la madre è magari una tossicodipendente, si pensi ad una madre eroinomane o un'alcolizzata. In linea generale non si può applicare in tali ipotesi, sono delle eccezioni, la custodia cautelare in carcere, salvo casi eccezionali, ma in genere non viene applicata. Allora, le vicende delle misure cautelari. Allora, chi è il giudice competente a emanare la misura cautelare? Il giudice competente, allora, nella fase delle indagini, quindi per quanto attiene alla cosiddetta competenza funzionale, nella fase delle indagini preliminari, il giudice competente sarà il G.I.P., cioè il GIP, giudice per le indagini preliminari. Nella fase dell'udienza preliminare, il G.U.P., cioè il GUP, il giudice per l'udienza preliminare, ovviamente GIP e GUP sono delle abbreviazioni, e in generale la competenza spetta al giudice innanzi al quale il processo pende. Quindi il giudice innanzi al quale il processo pende è competente funzionalmente ad emanare un provvedimento che assume le forme, le vesti dell'ordinanza, che deve essere motivata, ordinanza restrittiva dei diritti dell'inquisito. Ordinanza che appunto contempla, prevede una misura cautelare, ad esempio quella degli arresti domiciliari o il divieto di espatrio. La richiesta di una ordinanza applicativa di una misura cautelare è formulata dal PM. P.M., c'è cioè pubblico ministero. Il pubblico ministero la richiede al giudice, ad esempio al GIP o al GUP. La richiesta del pubblico ministero deve essere ovviamente adeguatamente motivata. Non è che il PM chiede al giudice emani un'ordinanza nei confronti di tizio perché lo dico io. Cioè, la richiesta del pubblico ministero deve argomentare i motivi che stanno alla base della restrizione della libertà personale di tizio, Caio, di Filanco, insomma del soggetto
che si ritiene responsabile di un reato, richiesta del pubblico ministero che deve anche deve essere inoltrata al giudice e deve anche contemplare le eventuali memorie difensive depositate in cancelleria, le eventuali deduzioni. Quindi il PM deve far presente al giudice non soltanto gli elementi costituenti l'accusa, ma anche elementi a favore dell'imputato, se ci sono, e unitamente alla richiesta possono essere allegati alla pratica tutte quelle intercettazioni di comunicazione e conversazione. Si badi bene che i verbali contenenti devono essere, vedremo, depositati in cancelleria e trasmessi al giudice, i verbali delle intercettazioni e comunicazioni rilevanti, con la possibilità per le parti di poter riprodurre quantomeno le comunicazioni e conversazioni principali. Quindi devono essere riprodotti o su idoneo supporto, può essere un CD, o su supporto cartaceo, le comunicazioni e conversazioni rilevanti. La richiesta del pubblico ministero, unitamente alle eventuali intercettazioni, eccetera, eccetera, poi viene depositata in cancelleria e il difensore dell'imputato, dell'indagato, ha la facoltà di estrarre copia di quanto depositato, quindi degli atti di indagine eventualmente depositati, delle eventuali intercettazioni se ci sono, potrà leggere e estrarre copia della richiesta del pubblico ministero di emanazione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, eccetera. Cosa può fare il GIP o il CUP, in generale il giudice? Può accogliere la richiesta del pubblico ministero e dunque emana in qual caso un'ordinanza restrittiva della libertà personale nei confronti dell'inquisito, può rigettare la richiesta del pubblico ministero, nel qual caso il pubblico ministero può proporre avverso l'ordinanza di rigetto appello cautelare. Vedremo che il pubblico ministero non potrà proporre riesame, ma potrà proporre appello cautelare. Questa è proprio una differenza tra riesame e appello, una delle varie differenze che sono diverse. Oppure il giudice può accogliere la richiesta del pubblico ministero soltanto parzialmente, ad esempio limitatamente ad alcuni capi di imputazione o soltanto per alcuni coindagati o coimputati. La richiesta del pubblico ministero, unitamente agli atti di indagine, unitamente ai verbali delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni rilevanti, viene depositata nella cancelleria del tribunale. E l'avvocato dell'inquisito ha diritto a estrarre copia per poi poter anche elaborare un'adeguata difesa. Deve quindi poter leggere le comunicazioni e conversazioni irrilevanti. Vediamo nel mio schema che cosa. Ecco, l'interrogatorio di garanzia. Ovviamente, se la richiesta del PM, tutti questi atti di indagine non vengono depositati, si dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, si dà luogo poi anche ad una nullità che investe un momento successivo a questo, che è quello costituito dall'interrogatorio di garanzia. Cos'è l'interrogatorio di garanzia? È un interrogatorio obbligatorio che non può essere rifiutato dall'inquisito, interrogatorio che si deve svolgere o entro 5 giorni dall'inizio della detenzione in carcere della custodia in carcere dell'inquisito, o entro 10 giorni dalla notificazione e esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Interrogatorio di garanzia che viene condotto dal giudice, e dove appunto l'inquisito deve essere, non può rifiutarsi di essere presente. Interrogatorio di garanzia dove deve necessariamente partecipare il difensore dell'inquisito, dell'imputato, dell'indagato. Se l'inquisito non ha un difensore di fiducia, gli verrà assegnato un difensore d'ufficio, e tutte le dichiarazioni rese dall'inquisito devono essere riprodotte a piena nullità con fotoregistrazione o videoregistrazione. Ora, che fare? Io penso a Tommaso Buscetta, nel caso in cui sappiamo che è un mafioso. Questo soggetto si dà la latitanza. Il soggetto rifiuta, non vuole sottoporsi ad una custodia cautelare pronunziata nei suoi confronti, e dunque se ne va in Brasile. In tale ipotesi, il giudice redige il cosiddetto
verbale di varie ricerche. È un momento importante perché con la redazione del verbale di varie ricerche l'organo giudicante dichiara la latitanza dell'inquisito e d'ora in poi, da questo momento, tutte le notifiche all'inquisito verranno effettuate nei confronti del difensore o di fiducia d'ufficio. Tra l'altro, questa parte relativa alla latitanza è strettamente correlata a due video che ho fatto, che attengono però al piano sostanziale, non al piano processuale. Io però sto parlando di diritto processuale penale, e cioè mi faccio riferimento, faccio un link, un collegamento al mandato di arresto europeo e all'estradizione. Se il soggetto scappa, vengono in considerazione, vengono in rilievo gli istituti dell'estradizione e del mandato di arresto europeo, arrivando chi fosse interessato alla visione di quei filmati. Tra l'altro sono anche molto brevi e si vedono appunto in 2 minuti. Mi pare che ora ci sono le cause in questo schema che mi sono fatto, le cause discrezionali di estinzione. Allora, quali sono le cause discrezionali di estinzione? Vengono meno le esigenze cautelari, il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di ritrazione di nuovi delitti. Ovvero vengono meno, ad esempio, vengono effettuate nuove indagini, i gravi indizi di colpevolezza. O in ogni caso mutano queste esigenze cautelari, e allora il giudice può o revocare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare. Dunque, prima c'è l'ordinanza, il soggetto viene rimesso in libertà. Ad esempio, a seguito di un riesame che viene fatto dal difensore, o può il giudice sostituire quella misura cautelare con un'altra misura cautelare che può essere della stessa categoria, una custodiale con una custodiale, ad esempio più afflittiva o meno afflittiva, anche può essere una coercitiva custodiale con una coercitiva non custodiale. Non necessariamente la sostituzione postula una sostituzione di una misura cautelare con un'altra della stessa specie, può appartenere anche ad un'altra specie, ad un'altra categoria, può anche applicare cumulativamente due misure cautelari, divieto di espatrio e obbligo di rimanere all'interno del comune di residenza, ovvero può variare le modalità applicative di quella misura cautelare. Questa è la cosiddetta modificazione. La modificazione, l'istituto della modificazione, si distingue, differisce da quello della sostituzione. Nella sostituzione, com'è di immediata percezione, una misura cautelare viene sostituita con un'altra. Ad esempio, la custodia cautelare in carcere, che è la più afflittiva, viene sostituita con quella degli arresti domiciliari. Nella modificazione, invece, variano, vi è una variazione delle modalità applicative, rimane quella. La misura cautelare però viene modificata in modo più afflittivo o meno afflittivo per l'inquisito. Per esempio, l'obbligo di tornare a casa entro le 10 di sera può essere ristretto alle 8 di sera. Quindi rimane sempre il divieto di tornare a casa entro un determinato orario. Se prima è, che ne so, alle 10 di sera o a mezzanotte, può essere poi modificato entro le 8 di sera. Però vi sono anche delle cause automatiche di estinzione delle misure cautelari, che nel qual caso il giudice non se ne renda conto, non se ne accorga, possono essere fatte valere dal difensore, e sono 8. Io ne ho memorizzate 8, ci vuole un poco di memoria. In caso uno mangia pesce, il pesce contiene fosforo, però troppo pesce può fare male perché contiene mercurio. Quali sono queste cause? Allora, il soggetto intanto viene assolto. Viene assolto o vengono meno le esigenze cautelari, e quindi vi è una causa automatica di estinzione. Annullamento dell'atto d'appello, oppure un'altra, il giudice viene dichiarato incompetente, e allora vi è un'omessa ritrazione entro 20 giorni dall'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice della misura cautelare da parte dell'altro giudice competente, omessa ritrazione da parte del giudice competente dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Il DSA quo è entro 20 giorni decorrenti dall'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice, ovvero scadenza dei termini di durata massima delle misure cautelari. Questa è la quarta. Oppure non vengono rispettati i termini previsti per l'interrogatorio di garanzia. Per esempio, l'interrogatorio di garanzia deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione o esecuzione dell'ordinanza cautelare,
o entro 5 giorni dall'inizio della custodia in carcere. Se non si rispettano questi termini, tutto cade nel nulla. Non vengono rispettati i termini per il riesame. Vedremo che entro 5 giorni dalla richiesta del difensore di proporre istanza di riesame, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale della Libertà e dal momento della ricezione di tali atti al Tribunale della Libertà, entro 10 giorni, appena di nullità, il riesame deve emanare la decisione, il solo dispositivo. Poi la motivazione può avvenire entro 30 o 45 giorni dopo, ma entro 10 giorni dal momento della ricezione degli atti, il Tribunale della Libertà si deve pronunziare in merito all'inquisito. Quindi, se non vengono rispettati tali termini, si ha una causa di estinzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. E poi, ovviamente, gli ultimi due sono banali: scadenze del termine delle misure cautelari custodiali, scadenze del termine delle misure cautelari non custodiali. Ora, vediamo le impugnazioni. Per quanto riguarda le impugnazioni avverso le misure cautelari, vengono in rilievo innanzitutto il riesame, l'appello cautelare e il ricorso per Cassazione. Riesame e appello cautelare non sono cumulati, cumulabili, cioè non è come, per esempio, vengo condannato dal tribunale monocratico, dal tribunale collegiale, poi propongo appello, mi va male, poi propongo ricorso per Cassazione. No. O riesame o appello, anche se ci sono alcune strategie che ora vedremo, e poi ricorso per Cassazione. Qual è la differenza tra riesame e appello? Allora, il riesame può essere proposto innanzitutto dall'imputato o dall'indagato, dall'imputato, dall'inquisito, anche se questi latitante, o dal suo difensore di fiducia o d'ufficio. L'appello cautelare può anche essere proposto dal pubblico ministero. Quindi il pubblico ministero non può proporre il riesame, può proporre soltanto appello cautelare. Ovviamente, sia il riesame che l'appello cautelare si propongono innanzi al Tribunale della Libertà, detto anche Tribunale del Riesame o Tribunale della Libertà, che è un tribunale in composizione collegiale. Quindi sono tre giudici. A me personalmente è capitato di presenziare varie volte innanzi al Tribunale del Riesame. Quindi l'appello cautelare può essere proposto anche dal pubblico ministero. L'appello cautelare, quando viene proposto, viene pro innanzitutto ah, l'appello cautelare può essere proposto può essere proposto solo l'appello cautelare contro una misura cautelare di tipo interdittivo. Quindi, quando il giudice emette una misura cautelare che impone, che impartisce meglio la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, la sospensione da un pubblico ufficio o servizio e il divieto di compiere determinate attività, si può impugnare tra le misure cautelari interdittiva soltanto con l'appello cautelare. Quindi l'appello cautelare può impugnare sia presentato dall'imputato che dal difensore di fiducia d'ufficio, riguarda le misure cautelari interdittive, cioè non si può impugnare una misura cautelare interdittiva con riesame. Avverso una istanza di revoca, modifica, sostituzione di una misura cautelare, cosiddette istanze deliberatae, avverso un'ordinanza di rigetto di tale istanza presentata dal difensore, si può proporre soltanto appello cautelare, non anche il riesame. Quindi facciamoci un conto. Il soggetto viene condannato nei confronti di Tizio e vengono disposti gli arresti domiciliari. Io faccio il riesame va male, io non posso fare appello. Abbiamo detto che riesame e appello cautelare non sono cumulati, posso fare ricorso per Cassazione, io invece non lo faccio ricorso per Cassazione. Faccio passare un poco di tempo e presento un'istanza, tanto sono sicuro che verrà rigettata l'istanza. Avverso l'istanza posso fare appello cautelare, quindi operando in tale modo, io che lo so, utilizzo l'appello cautelare come un secondo mezzo di impugnazione. Mettiamo che mi va male per l'appello cautelare, faccio ricorso per Cassazione. Se il soggetto è messo a patrocinio alle spese dello Stato, io mi prendo ben tre liquidazioni: riesame, appello cautelare sull'istanza deliberata, sul rigetto dell'istanza deliberata e ricorso per Cassazione. Sono migliaia e migliaia di euro.
possono arrivare anche a 10.000 euro per istanze di una pagina cretinissima, una o due pagine, no? 3-4 pagine, poi dipende appunto il procedimento che uno capita. Quindi l'appello cautelare può essere proposto dal pubblico ministero avverso, cioè contro una misura cautelare sia coercitiva che interdittiva. Avverso le misure cautelari interdittive può essere proposto soltanto appello cautelare dall'imputato, dal difensore. Avverso quell'istanza, avverso il rigetto di un'istanza di modifica o revoca di una misura cautelare, cosiddetta istanza che si pronuncia deliberatamente sulla libertà dell'inquisito, può essere proposto dall'imputato, dall'indagato o dal difensore dell'imputato o dell'indagato soltanto appello cautelare. Quali sono le differenze tra tali due istituti? Allora, intanto quella che ho detto, che l'appello cautelare può essere proposto anche dal pubblico ministero. Sono in tutto cinque le differenze, quella più significativa almeno. Poi sono previsti dei termini, abbiamo detto, li ripeto, che entro 5 giorni dalla richiesta del difensore di procedere ad impugnazione, l'autorità giudiziaria procedente, in genere il PM, deve trasmettere gli atti al Tribunale della Libertà, al cosiddetto Tribunale del Riesame. Dal momento della ricezione di tali atti dal Tribunale del Riesame, entro 10 giorni, il Riesame deve emanare la cosiddetta decisione, il solo dispositivo, cioè la decisione entro 10 giorni. Poi le motivazioni possono essere depositate entro 30 giorni, sempre appena sono termini perentori, o entro 45 giorni nei casi più complessi, ad esempio in quei procedimenti in cui vi sono più coimputati o coindagati. Tali termini sono perentori e se non vengono rispettati, l'ordinanza restrittiva della libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura cautelare cade nel nulla, nullità genetica. Nell'appello cautelare, previsto sì, sempre entro 5 giorni gli atti devono essere trasmessi al Tribunale della Libertà, ma la decisione può avvenire entro 20 giorni, ma si tratta di un termine ordinatorio, che vuol dire i termini si distinguono in perentorio e ordinatori. Quelli perentori, se non si rispetta quel termine, detti in soldoni, si va incontro a sanzioni. Nell'esempio che ho fatto, l'ordinanza cautelare cade nel nulla. Se il termine è ordinatorio, non sono previste delle conseguenze per l'inutile espirare, per l'inutile decorso di tale termine. Quindi nel caso in cui venga proposto appello cautelare, il Tribunale della Libertà deve redigere il dispositivo entro 20 giorni, ma se lo fa dopo 25 giorni, dopo 30, l'ordinanza rimane in vigore, l'ordinanza applicativa della misura cautelare, perché quel termine è ordinatorio. Questa è un'altra differenza. Un altro termine ordinatorio, lo vedremo, è quello relativo al ricorso per Cassazione. Quando viene presentato il ricorso per Cassazione, la Cassazione, la Corte di Cassazione, il Tribunale di Legittimità ha l'obbligo di emanare la decisione entro 30 giorni, ma anche tale termine è ordinatorio. Se la decisione viene emanata dopo 40 giorni, dopo 45 giorni, non succede nulla per la Cassazione. Quell'ordinanza restrittiva della libertà personale rimarrà in vigore, almeno fino a quando la Corte di Cassazione con la sua decisione non l'annulla. Non l'annulla con rinvio o l'annulla senza rinvio, come vedere. Ora ci arriverò al ricorso per Cassazione. Quindi, il PM presenterà appello cautelare, ma non riesame, le differenze sull'istanza della libertà, eccetera, eccetera. Una differenza importantissima relativa ai termini. Non ho detto che il difensore può presentare istanze di riesame o appello cautelare entro 10 giorni che decorrono dall'emanazione o dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Entro 10 giorni io, avvocato o l'imputato o avvocato d'ufficio, presenta istanze di riesame. Entro 5 giorni dalla istanza di riesame gli atti devono essere trasmessi dall'autorità giudiziaria precedente al Tribunale della Libertà. Entro 10 giorni, entro 20 giorni nel caso di riesame o appello cautelare, deve essere redatto il dispositivo. Termine perentorio, termine ordinatorio. Un'altra differenza sono sottigliezze, però si devono sapere, se uno non vuole rimanere nella cacca ed essere una cacca vivente.
L'appello cautelare a pena di inammissibilità deve essere motivato. Ora, si badi bene, io penso che nessun bravo avvocato e nessuna persona di raziocinio va a presentare un'istanza di riesame senza indicare i motivi. In genere le istanze di riesame vengono adeguatamente motivate, si potrà anche affliggere alla fine un diario, un indice, saranno adeguatamente motivate e in udienza l'avvocato potrà appunto aggiungere altri motivi, però il codice di procedura penale stabilisce una inammissibilità di quell'appello cautelare che è difetta di motivi. Tale inammissibilità non è prevista per il riesame, quindi questa è anche un'altra differenza. Ovviamente, ripeto, tanto io quando l'avvocato presenta tanto l'esame quanto appello cautelare, indicherà se è un bravo avvocato tanti motivi sia nell'istanza di riesame sia nell'appello cautelare. Ma in ogni caso l'inammissibilità, che è la forma più grave di invalidità dell'atto, peggio della nullità, riguarda, investe soltanto l'appello cautelare. Un'altra differenza è che il riesame, le pronunce del riesame, le decisioni del riesame sono immediatamente esecutive. Quelle dell'appello cautelare, in ossequio al principio del favor rei, favor innocenze, favor libertà, che sono fatto anche un altro video che attiene però al piano sostanziale al diritto penale sul favor rei, invito chi fosse interessato a vederlo, le pronunce, le decisioni del Tribunale della Libertà in merito all'appello cautelare pro reo, cioè quelle favorevoli per l'imputato, per l'indagato, per l'inquisito, sono immediatamente esecutive. Quelle contrarium, cioè quelle che non sono favorevoli per l'inquisito, sono sospese o fino alla decorrenza dei termini per proporre ricorso per Cassazione o fino all'esito del ricorso per Cassazione. Perché la Cassazione può ribaltare tutto, quindi se quella decisione per me inquisito è svantaggiosa, poiché ci sono ancora dei termini, vi è del tempo per presentare ricorso per Cassazione fino a quando non spira inutilmente questo termine, ma se io faccio ricorso per Cassazione si deve aspettare fino all'esito del procedimento in Cassazione, quell'ordinanza sfavorevole è sospesa. Quelle pro reo invece sono immediatamente esecutive. E questa è un'altra differenza intercorrente tra riesame e appello cautelare. Vediamo in questo schema mio. Allora, che cos'è il riesame? Allora, il tribunale del riesame, detto anche tribunale della libertà, è un tribunale in composizione monocratica, pardon, una cavolata, un tribunale, l'avevo già preannunziato prima, in composizione collegiale, composto da tre giudici, si svolge tutto in maniera celere all'interno della Camera di Consiglio, il pubblico non può entrare, con la partecipazione facoltativa del PM, del difensore, anche l'imputato, l'indagato, in generale l'inquisito può chiedere al giudice di partecipare all'udienza 3 giorni prima, se l'inquisito ha problemi personali o degli imprevisti, comunque problemi personali, il giudice rinvia l'udienza da un minimo di 5 a un massimo di 10 giorni, nel qual caso i termini per il deposito del dispositivo e delle motivazioni vengono rinviati contestualmente. Se partecipa il PM c'è uno scambio di affermazioni, di dichiarazioni tra PM e avvocato, ci sarà un veloce contraddittorio orale. I termini li ho già detti: entro 10 giorni dall'emanazione e esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare deve essere proposta istanza di riesame o istanza di appello cautelare. Deve essere proposta appello cautelare, entro 5 giorni vengono trasmessi gli atti, entro 10 giorni o entro 20 giorni deve essere scritto il dispositivo. Entro 30 giorni, nei casi più complessi, per esempio in quei procedimenti in cui sono più coimputati, più coindagati, si pensi per esempio a quei reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti dove sono coinvolte tante persone, spesso, o ai reati di mafia dove ci sono tante persone, il giudice può prendersi più tempo per redigere la motivazione, ma in ogni caso tale termine non può superare i 45 giorni. L'imputato può chiedere di partecipare all'udienza. Ma la cosa più importante del tribunale del riesame è che le decisioni hanno carattere devolutivo. Cosa vuol dire? Cioè, il riesame può riformare, revocare, modificare il provvedimento impugnato, sanando con la propria motivazione
le carenze argomentative del provvedimento impugnato. Se quel provvedimento impugnato è carente da un punto di vista di motivazione, poiché si dice che il tribunale di riesame ha carattere devolutivo, ebbene la pronuncia del riesame, o meglio del tribunale della libertà, perché ciò vale anche quando viene proposta appello cautelare. Tale decisione, la pronuncia del Tribunale della Libertà, sana eventuali difetti argomentativi del provvedimento impugnato. A carattere devolutivo, occhio perché questa cosa viene sempre chiesta. Quindi, il Tribunale della Libertà può accogliere il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli dedotti dal difensore. Ecco, questa è anche una cosa importante. Il difensore può aggiungere motivi anche in udienza. Infatti è importante secondo me che il difensore non solo presenti istanze di riesame, ma poi vada anche in udienza a specificare ulteriori motivi, se non li ha specificati nell'atto, ma qualcosa c'è sempre da dire. E il tribunale del riesame, anche per motivi diversi da quelli addotti dal difensore, presentati con istanze di riesame o comunicati in udienza, può pronunziarsi in merito all'inquisito. E questo è il cosiddetto riesame. Vediamo nel mio schema che cosa. I termini li ho detti. In genere, se non vengono rispettati i termini, l'ordinanza cautelare cade nel nulla. In casi eccezionali, per esempio, di eccezionale gravità o di eccezionale rilevanza, l'ordinanza applicativa della misura cautelare può essere rinnovata. Ora abbiamo il cosiddetto appello cautelare, anche se già in realtà io ne ho parlato almeno in parte. Quindi, quali sono le ordinanze appellabili, assoggettabili a appello cautelare? Innanzitutto, il pubblico ministero proporrà sempre appello cautelare. Il pubblico ministero non potrà mai proporre istanze di riesame, ma solo appello cautelare, avverso tutte quelle misure cautelari, sia coercitive che interdittive. Avverso, cioè con tutte quelle ordinanze che rigettano la sua richiesta di emanazione di una misura cautelare nei confronti dell'inquisito. Avverso le misure cautelari interdittive, l'imputato, l'indagato e il suo difensore possono proporre appello cautelare e non possono proporre istanze di riesame. Avverso quelle istanze delibertate, pardon, avverso il rigetto, quelle ordinanze che rigettano l'istanza di modifica e revoca di una misura cautelare, cosiddetta istanza delibertate, l'imputato e il suo difensore possono proporre soltanto appello cautelare. Avverso vuol dire contro quelle ordinanze che dispongono la proroga della custodia cautelare durante la fase delle indagini preliminari, può essere proposto soltanto appello cautelare. Avverso quelle ordinanze che dispongono la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, il pubblico ministero, ad esempio, può proporre appello cautelare. La sospensione dei termini di durata massima. Per quanto riguarda i termini di durata massima, rinvio a tutti la lettura del codice di procedura penale, perché là vi è uno sforzo mnemonico, neanche i magistrati li sanno. Ogni volta si apre il codice, questo è l'ultimo codice che ho comprato, aggiornato fino ad oggi. Quello che avevo prima, parlo di codice secco, non commentato con la giurisprudenza, era fermo qualche mese fa. Quindi la procedura l'ho detto, il termine di 20 giorni quando viene proposto appello cautelare, il tribunale della libertà deve mettere il dispositivo entro 20 giorni, ma si tratta di un termine ordinatorio. Entro 30 giorni o nei casi più complessi entro 45 giorni può essere proposto, deve essere depositata la motivazione. Anche qui, in caso di appello, cautelare può essere accolto oppure no. Il ricorso per Cassazione. Poi andiamo alla parte, ad una parte molto importante, che è quella dei sequestri, e parlerò delle misure cautelari reali. Allora, il ricorso per Cassazione, quando è che viene proposto? Questa è una cosa che sanno tutti: viene proposto per vizi di legittimità, violazioni di norme di legge, o anche per vizi di merito. In questo caso, il termine di 10 giorni dall'emanazione dell'ordinanza. È prevista anche la possibilità di fare il cosiddetto ricorso per saltum. Quindi io, per esempio,
Direttamente propongo per violazione di legge, ad esempio ricorso per Cassazione, oppure propongo istanze di riesame verso, ad esempio, la misura cautelare coercitiva custodiale degli arresti domiciliari. Non va bene, istanze di riesame. Allora impugno l'ordinanza in Cassazione, oppure direttamente faccio ricorso per Saltum. Può essere proposto il ricorso per Cassazione tanto dall'avvocato quanto dal pubblico ministero, e dal 2005 è prevista anche la possibilità da parte della Cassazione di annullare con rinvio. Annulla l'atto impugnato e rinvia ritrasmettendo gli atti al tribunale, al primo o secondo grado. Questa è appunto una peculiarità. Il termine, l'ho detto, che è di 30 giorni, quindi entro 10 giorni dall'emanazione dell'ordinanza che si intende impugnare, può essere proposto ricorso per Cassazione, e la Corte di Cassazione si dovrebbe pronunziare entro 30 giorni, ma si tratta di un termine ordinatorio. Se non viene rispettato, non succede niente. Cioè, l'ordinanza restrittiva della libertà personale continua a dispiegare effetti. Quindi entro 10 giorni tutte quelle decisioni possono essere impugnate in Cassazione entro 10 giorni. Per quanto riguarda la competenza del riesame, è la competenza del tribunale collegiale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Quindi se io, per esempio, devo impugnare, io sono, per esempio, ho commesso un reato in provincia di Palermo, il Tribunale della Libertà competente, il Tribunale dell'Esame competente, il Tribunale collegiale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Lo dico più per un chiarimento, perché è ovvio. Allora, abbiamo le misure di sicurezza. Questo è interessante. Poi in questo schema mi rimangono gli ultimi due punti da trattare. Quanto è? 1 ora e 6 minuti. Le misure di sicurezza e le misure cautelari reali. Cercherò di essere più spedito nel parlare, più veloce. Le misure di sicurezza che cosa sono? Noi abbiamo le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Si suole dire, si suole argomentare, che le misure di sicurezza sono misure post delictum e le misure di prevenzione sono misure ante delictum. Post vuol dire dopo, ante vuol dire prima. Anche chi non ha studiato il latino, chi non ha fatto il liceo classico, può intuire che post vuol dire dopo e ante vuol dire prima. Allora, in realtà le misure di sicurezza sono scarsamente applicate nella prassi, sono un residuo del fascismo, credo che siano state introdotte da Mussolini, da Benito Mussolini. Vengono applicate durante un processo, possono essere applicate, pardon, durante un processo in corso, prima che si addivenga ad un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'inquisito, e quando nei confronti dell'inquisito vi sono gravi indizi di colpevolezza e sussistono esigenze cautelari, anche quelle anzi contemplate, previste e regolamentate dall'articolo 274 del codice di procedura penale. Però nel corso di un processo possono essere applicate le misure di sicurezza di tipo personale. E quali sono? Allora, si distinguono le misure di sicurezza in due categorie: le misure di sicurezza patrimoniali, che sono la coazione di buona condotta e la confisca, i patrimoniali, e le misure di sicurezza personali. Quelle personali a loro volta si distinguono in custodiali e non custodiali. Quelle custodiali sono, ad esempio, la colonia agricola, ma non vengono quasi mai applicate. Comunque io ne parlo più perché comunque bisogna saperle. La colonia agricola, credo sia un residuo bellico questo del fascismo, la casa di lavoro, la casa di custodia e cura, l'ospedale psichiatrico e riformatore giudiziario. Quindi abbiamo misure cautelari patrimoniali, cauzione di buona condotta e confisca, pardon, misure di sicurezza patrimoniali, cauzione di buona condotta e confisca, misure di sicurezza personali che si distinguono in detentive o custodiali non detentive, quelle detentive, casa coloniale, riformatore giudiziario, casa di custodia e cura, eccetera. Quelle non detentive, non custodiali, che non postulano, appunto, non presuppongono una custodia dell'individuo, sono la libertà vigilata, il divieto di frequentare osterie. Anche questa dizione, osterie, sembra un retaggio linguistico del passato, l'espulsione dello straniero dallo Stato,
il divieto di dimora, eccetera. Si parla in ogni caso di misure post delictum. Le misure di prevenzione sono misure ante delictum. Io vorrei fare un link, un collegamento con l'articolo 115 del codice penale. L'articolo 115 del codice penale è rubricato in accordo criminoso per commettere un delitto d'istigazione. Lo cito a memoria. Comunque riguarda l'accordo criminoso. Se due o più persone si accordano tra loro per commettere un reato, un delitto, e poi questo reato non viene commesso, dice l'articolo 115 del codice penale relativo all'accordo criminoso, nessuna di queste persone può essere punita per il semplice accordo. Noi sappiamo, chi ha studiato anche malamente il codice penale, quindi la materia sostanziale, sa benissimo che vi è un principio cardine del sistema penale italiano, anzi direi del sistema processuale penalistico italiano, cioè il principio di materialità. Dicevano gli antichi romani, è una frase presente nel Digesta di Giustiniano, forse riferibile al Ulpiano a Gaio, cogitationis penam nemo patitum. Nessuno può essere punito per i suoi pensieri. Nessuno può essere punito per i suoi pensieri. Quindi questo è il principio di materialità. Se due o più persone si accordano per commettere un reato, io mi metto d'accordo con mio fratello per uccidere una persona, e poi questa persona non lo uccide e poi il reato non l'ho commesso, io non posso essere punito per il semplice accordo. Questo è il contenuto dell'articolo 115 del codice penale. Nondimeno, dice il secondo comma, si riferisce all'istigazione a delinquere, ma non voglio parlare in questo caso dell'istigazione, è un altro istituto che tratterò in altra sede. Ora, il giudice, in tale caso, il soggetto non ha commesso un reato, dunque il giudice non può condannare quel soggetto per il solo fatto che ha pensato di commettere un reato. E tuttavia, come rilevato da autorevole dottrina dal Mantovani, il soggetto non ha commesso un reato, ma un cosiddetto quasi reato, tra virgolette, che vuol dire che cioè, ha posto in essere una condotta che, anche se non costituisce reato, produce, dà luogo, genera, determina delle conseguenze giuridiche. È una condotta che rileva sul piano giuridico, anche se tale condotta non può essere sussunta in una fattispecie criminosa. Perché genera delle conseguenze giuridiche e rileva sul piano penale? Perché in presenza di un accordo criminoso, il giudice può applicare nei confronti delle parti dell'accordo una misura di sicurezza. Ecco perché si dice che le misure di sicurezza sono post delictum e non, come le misure di prevenzione, ante delictum. Cioè, se il giudice ritiene che quei soggetti sono pericolosi, non hanno commesso il reato ora, ma possono commetterlo fra una settimana o fra un mese, quindi hanno soltanto posticipato la realizzazione, la consumazione, la perfezione e consumazione della condotta criminosa, e allora il giudice, nei confronti di quei soggetti, può applicare una misura di sicurezza. Io direi di chiudere questo argomento relativo alle misure di sicurezza, sono scarsamente applicate nella prassi, e parlerei dell'ultimo argomento, poi chiudo il video e saluto tutti voi. Allora, le misure cautelari reali. Le misure cautelari reali quali sono? Sono i sequestri, sono il sequestro conservativo, previsto, disciplinato, contemplato, regolamentato, posto in essere dagli articoli 316, 300, da 316 a 320 del codice di procedura penale, e il sequestro preventivo, previsto dagli articoli 321, 322 e 323 del codice, sempre del medesimo codice di procedura penale. In realtà, dal 2018 è prevista un'altra forma di sequestro che si configura alla stregua di una forma di sequestro conservativo, cioè una subspecies del grande genus sequestro conservativo. In sostanza, quando un coniuge uccide un altro coniuge, o quando un convivente uccide l'altro convivente, o anche se i coniugi sono separati, o il convivente c'è stata una convivenza in passato e poi è venuta meno, ciò vale anche per le unioni civili, e ci sono figli di mezzo, anche maggiorenni, se questi figli non sono autosufficienti da un punto di vista economico, per tutelare i figli delle vittime, il pubblico ministero può disporre il sequestro conservativo degli immobili, di eventuali immobili, ma possono essere anche somme di denaro, di colui che ha causato la morte del coniuge o del convivente,
in un'ottica di ristoro in sede civile dei danni patiti dalle vittime. Se le vittime non sono autosufficienti, hanno anche dei figli, allora il pubblico ministero a livello conservativo sequestra le case, i beni immobili, eventuali terreni posseduti, somme di denaro, beni mobili, il denaro è il bene mobile per eccellenza, il bene fungibile che può essere sostituito da altrettante cose della stessa specie e qualità, in maniera tale che poi la vittima potrà agire in sede civile per il ristoro dei pregiudizi subiti. Questa è un'altra forma introdotta nel 2018 di sequestro conservativo, una subspecies del genus, della grande categoria sequestro conservativo. Qual è la differenza tra sequestro conservativo e sequestro preventivo? Il giudice dispone il sequestro conservativo per appunto poter pagare eventuali sanzioni pecuniarie, pagare somme di denaro all'erario dello Stato o somme derivanti da obbligazioni civili. Mentre il sequestro preventivo viene appunto disposto al fine di evitare che l'inquisito o commetta nuovi reati o aggravi quelli già commessi. Quindi queste sono le differenze sostanziali. Sequestro preventivo, io posso commettere con il mio patrimonio altri reati, allora mi viene sequestrato, posso aggravare reati già commessi in passato, ovvero a livello conservativo il giudice dispone il sequestro di quegli immobili, di quelle somme di denaro detenute in banca, di modo che poi con queste somme si possono risarcire i danni in sede civile, rimborsare quelle somme, si pensa alla bancarotta fraudolenta, all'erario dello Stato, o pagare insomma quei danni derivanti da obbligazioni civili. Quindi queste sono le differenze tra sequestro conservativo e sequestro preventivo. Per quanto riguarda i presupposti, allora, queste sono le cosette misure cautelari reali. Misure cautelari personali, sto scendendo dalla webcam, scusate ma sono stanco dopo circa un'ora e venti che parlo, misure cautelari personali e misure cautelari reali. Le misure cautelari reali incidono sul patrimonio, le misure cautelari personali sulla persona. Misure cautelari reali incidono sul patrimonio. Già l'ho detto che cos'è il patrimonio, latinamente inteso, l'insieme di tutto ciò che un soggetto possiede. Si intendono sia i redditi, lo stipendio o la pensione o quei canoni di locazione riscossi, e anche la casa posseduta, la vera villa, la villa ad esempio, se uno la possiede, quindi quei beni immobili o eventuali terreni. Il sequestro conservativo preventivo crea un vincolo di indisponibilità sull'arresto, sulla cosa. Dunque, la cosa sequestrata non può essere compravenduta, non possono essere compiuti in merito a quel bene atti di disposizione. Ora, a differenza delle misure cautelari reali, il giudice, l'organo giudicante, può applicare la misura cautelare reale del sequestro conservativo preventivo anche se non ricorrono le esigenze cautelari e anche se non vi sono gravi indizi di colpevolezza. Mentre le tre condizioni perché il giudice possa applicare una misura cautelare applicativa di una misura cautelare coercitiva personale, ad esempio, sono che il soggetto deve commettere un delitto, quei limiti edittali, e che vi devono essere gravi indizi di colpevolezza e devono sussistere esigenze cautelari, quanto detto non vale per le misure cautelari reali. Quindi intanto le misure cautelari reali possono essere applicate anche a reati contravvenzionali, mentre le misure cautelari personali soltanto ai delitti. Quindi scusate perché sono stanco, le misure cautelari personali possono riguardare solo, soltanto ed esclusivamente i delitti, non anche le contravvenzioni. Le misure cautelari reali possono riguardare anche i reati contravvenzionali, quindi questa è la prima differenza. Seconda differenza, le misure cautelari reali possono essere applicate anche se non vi sono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'inquisito ed anche se non sussistono esigenze cautelari, che sono il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga e il pericolo di ritrazione di nuovi reati. Si badi bene, è chiaro che non è che adesso l'organo giudicante arbitrariamente dispone il sequestro nei confronti di Tizio, Caio, Sempronio, Filanco. Vi deve essere, agli occhi del giudice, un reato astrattamente ipotizzabile
imputabile al soggetto, ipotizzabile, imputabile, ascrivibile all'inquisito. Dunque, per quelle finalità conservativo-preventive, il giudice dispone nei confronti dell'inquisito il sequestro conservativo o preventivo. Quindi questa è una distinzione tra misure cautelari reali e misure cautelari personali. Avverso i sequestri può essere proposto allo stesso modo riesame, appello cautelare, ricorso per Cassazione. Il sequestro conservativo dovrà essere notificato a tutti coloro che possano avere un qualche interesse, quindi non soltanto all'imputato o all'avvocato, ma coloro che possono avere interesse a che vi sia appunto un sequestro del patrimonio dell'inquisito, che può avere interesse, così che può impugnare il provvedimento. Nel caso di sequestro preventivo, nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria procede immediatamente il sequestro, poi trasmette gli atti, la pratica al pubblico ministero, che appunto autorizza il sequestro e chiede poi richieste di convalida al giudice, richiede richieste di convalida poi successivamente al giudice. Se, la competenza è sempre quella del tribunale del capoluogo di provincia, tribunale collegiale del capoluogo di provincia, credo di aver detto tutto. Vedi, il PM emette direttamente il decreto di sequestro, nei casi di eccezionale urgenza il sequestro viene effettuato dalla polizia giudiziaria, poi il PM emette decreto di sequestro e richiede richiesta di convalida al giudice. Lo ribadisco, ma già l'ho detto, quindi il fumus bonis iuris e il periculum in mora sono i presupposti delle misure cautelari reali. Tanto che cosa vuol dire fumus bonis iuris? Sono formule procarde. Fumus bonis iuris letteralmente vuol dire parvenza del buon diritto. Periculum in mora, pericolo che si disperdono le garanzie patrimoniali. Fumus bonis iuris, cioè il giudice deve ritenere che vi è un reato astrattamente ipotizzabile e imputabile nei confronti del soggetto, parvenza di buon diritto. Periculum in mora, pericolo che il soggetto disperda le garanzie patrimoniali, ad esempio che appunto fa sparire il patrimonio, lo occulta, lo nasconde, così da non poter pagare poi tutte quelle somme dovute allo Stato, risarcire i danni in sede civile. E allora il giudice dice no, io ti sequestro a livello precauzionale i tuoi beni. Poi gli articoli 253 e seguenti invece riguardano la residuale figura del sequestro probatorio, di cui poi parlerò in un altro video. Allora, io direi di chiudere perché sono anche stanco, ho detto praticamente tutto secondo il mio schema. Diciamo che quanto detto fino ad ora riguarda grosso modo tutti i punti più importanti delle misure cautelari, sia personali che reali. Mi riservo la facoltà di integrare successivamente tele video. Farò poi un altro video di diritto processuale penale dove parlerò delle reti speciali, il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo, e poi farò un altro video relativo alle impugnazioni, appello non cautelare, appello, ricorso per Cassazione, eccetera, eccetera. In procedura penale preferisco prima trattare gli argomenti più importanti e poi quelli meno importanti. Tutto è importante, che sia chiaro, eh? Prima gli argomenti tipo le misure cautelari, le reti speciali, le impugnazioni, e poi via via tratterò altri argomenti. Perché voglio seguire questa impostazione? Perché il diritto processuale penale è molto vasto, ci vuole anche molta memoria, le cose da dire sono tante. Voi vedete che sto parlando da più di un'ora, quindi mentre in penale posso seguire l'ordine degli istituti così come sono descritti, così come sono tratteggiati nel codice penale, se facessi così pure col codice di procedura penale impiegherei diversi anni. Quindi preferisco prima trattare gli argomenti più importanti e poi via via tratto altri argomenti che sono pure importanti, ma meno caldi rispetto alle impugnazioni, per esempio, o rispetto alle misure cautelari, rispetto alle reti speciali, ai procedimenti speciali, che oltretutto sono anche interessanti. Uno magari legge un giornale e legge giudizio abbreviato, ma che cos'è il giudizio abbreviato, che cos'è il patteggiamento, cos'è l'applicazione della pena su richiesta delle parti, eccetera. Quindi io vi ringrazio tutti voi per la cortese visione. Vedo che i video, le visual, sia quelle totali del canale che quella dei singoli video aumento, ho ricevuto anche tantissime
email, messaggi privati. Ringrazio tutti voi. Io poi ho messo delle preclusioni di modo che non con facilità si possa scrivere nel canale. Ho messo delle privacy perché tanto questo è un canale divulgativo dove tutti i video sono gratis. Io non vendo alcun servizio, non vendo nulla, non vendo libri, non scrivo ebook, non scrivo niente. È soltanto un canale di intrattenimento, informativo, divulgativo. Chiunque voglia gratuitamente potrà vedere e visionare i vari video. I mi piace sono commenti, sono gratuiti. Se qualcuno vuole mettere un mi piace o vuole scrivere un commento, che ben venga. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando alla visione di altri filmati. Per il momento ho finito.